Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Ho avuto la fortuna di accedere alla seconda ondata di inviti di The Tenants, la Closed Beta. The Tenants, tradotto è Gli Inquilini, ed è un gioco che mi ricorda molto House Flipper per alcuni aspetti, nel senso che dovremo perfezionare e sistemare degli appartamenti, non in prima persona ma con una visuale da gioco gestionale, e poi affittarli. Io ho iniziato il tutorial, ho messo a posto diciamo una sorta di roulotte per un mio parente e mi è stata donata una casa da sistemare e poi mettere in affitto, perché poi il gioco, che non, ecco, vedete che questa era la casa. Ora che hai finito il tuo primo lavoro ufficiale, vi premetto subito, il gioco non ha ancora una data d'uscita, stanno solo invitando per queste beta a numero chiuso e Non si sa quando uscirà, però in italiano, da quello che ho visto. Ora che hai finito il tuo primo lavoro ufficiale, ti dirò un segreto. Tua zia, Amy, la mia cara moglie, ti ha lasciato questa unità, questo appartamento. Io penso che è un'opportunità perfetta per farti cominciare la tua carriera di proprietario. Ma l'appartamento richiede di lavoro prima che tu possa affittarlo. Ok, infatti vedete che la prima cosa che dobbiamo fare qui è connettere l'elettricità. Abbiamo in alto dei soldi e noi ci avremo anche dei lavori da fare grazie al telefono, vedete il phone, però dovremmo, ecco, fare attenzione perché anche in questo caso non abbiamo neanche il riscaldamento, e il riscaldamento io nella casa che avevo riparato prima era elettrico. Quindi in questo caso noi abbiamo $4,500 e dobbiamo spenderne praticamente quasi tutti per connettere l'elettricità. Cosa che facciamo? E viene il nostro Bob the Builder e costruisce tutto. Grande, ora hai l'elettricità connessa. Hai bisogno di fare alcuni lavori e sì, devi installare in pratica quello che ho detto, quindi si va a fare dei lavori per conto terzi in modo da poter guadagnare due soldi e potergli installare anche il riscaldamento, perché una casa non può non avere un riscaldamento. Solo io sono andato a vederne una per un eventuale acquisto in reale e non aveva il riscaldamento. Va bene, allora è stata l'ultima domanda che mi sono fatto, ma il riscaldamento non c'è. Va bene, pagheranno, vediamo, attenzione agenti, ha bisogno di alcuni room designer di esperienza, crea una nuova stanza, preferibilmente grigia, e con linoleum, proviamo, mi danno un budget, il budget lo vedremo qua in alto, diciamo colorato di blu, di azzurro, e una volta speso quello spenderemo i nostri soldi. Insomma, andiamo a vedere in città dove si trova questa casa. Ok, e ci viene detto tutto quello che dobbiamo fare per... Scusate, vorrei chiudere il... ok. Tac, begin renovation. Vedete che prosperità del vicinato C. Le, diciamo, centri di interesse vicini C. Non ha terrazzi, ha tre stanze, non ha occupanti. E riscaldamento... Allora, l'elettricità funziona. Heating District, non so cosa voglio dire, è stata costruita nell'85, quindi una casa che è piuttosto vecchiotta. E vedete che ora passiamo nella modalità di modifica della casa. Ora, bedroom not found, infatti dobbiamo farla. Quindi, vedete, una casa per essere chiamata casa deve avere una sedia, un gabinetto e un frigorifero. C'è tutto, non dobbiamo toccare nulla. Dobbiamo acquistare solo un letto, quindi andiamo su furniture. Andiamo su qui e gli mettiamo un letto, abbiamo $3,000, gli mettiamo un bel letto, bello grande, con Z e C ruotiamo, lo mettiamo qua così. Vedete che c'è quel simbolino dei piedi che bisogna prestargli molta attenzione perché se no non ce lo fa piazzare. Ok, il letto è passato, dobbiamo costruire linoleum o tappeto per quanto riguarda i pavimenti. Quindi andiamo su floors, vedete che qua c'è hardwood, non so cosa sia successo ma credo si sia iscritto qualcuno a Twitch in questo momento, anche se non sono live. Vedete laminate, devo trovare linoleum che dovrebbe essere questo. Ok, la camera in linoleum, vedete che ce lo fa fare così. Bah, io direi che può anche andare bene. Ok, point,
paint walls gray ed è grigia. Redecorating. Quindi direi che possiamo anche aver concluso, anche se ho ancora dei soldi, le pareti così mi sembrano un po' così di default, ma alla fine è grigio, quindi non è che è grigio, è finita. Bene. Finalize, deliver job. Vedete che qua ci ha distinto proprio la camera come camera da letto, anche se è un po' spoglia, comunque deliver job. Ok, ed è arrivato il tizio, vediamo se è contento. Ci dà una valutazione. È contento, bene. Ok, vediamo. Vediamo la recensione del cliente. Potevamo fare di più effettivamente con i soldi che ci hanno dato, però abbiamo fatto giusto il minimo indispensabile, ma va bene. Quando ci mettiamo a costruire, il tempo avanza comunque, ma alla metà della velocità. Adesso non sembra molto contento, però. Ok, abbiamo sbloccato nuovi oggetti, va bene. Va bene, abbiamo guadagnato 2000 dollari. Ora dobbiamo andare a prenderne un altro perché dobbiamo mettere. Ci costa un sacco di soldi. Mettiamo questo che ci dà quasi 2000 dollari. Cerco, ok, creare una nuova stanza da letto, preferibilmente con i colori rossi sulle pareti e un pavimento a tappeti. Va bene, mi pagano 2000, lo andiamo a fare. Lo facciamo velocemente. Ok, clicca lì. Begin renovation. Ok, la camera è qua. Allora, iniziamo a mettergli un letto. Allora, furniture. Il letto glielo mettiamo bello lì. Vedete che diventa piede rosso, quindi vuol dire che non possono accedere. Direi che così può andare bene. Perfetto, vogliono il pavimento di flow di carpet, quindi il tappeto, che non so, eccolo qui, carpet grey, sì, glielo mettiamo un po' così vecchio stile, perfetto, e le pareti le voleva rosse, quindi le mettiamo rosse, red, tac, 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 vedete che anche nel riscaldamento ci sono i caloriferi. Mi chiedo solo cosa sia il riscaldamento. Quello district, che sia una cosa centralizzata. Dovremmo aver fatto. Voglio però strafare, dato che non abbiamo finito il budget. Ma non c'è nient'altro che posso mettere. Posso mettergli una lampada, ma va bene, dai. Completiamo il lavoro. E vediamo che cosa dice il nostro amico qua. Accelera un po' il tempo. Amico, una signora, insomma. Vediamo, vediamo. No, non è contenta, non gli è piaciuta la lampada. E quindi? Sì. Oddio, ci ha lasciato una recensione, quindi dobbiamo andare assolutamente a vedere. Vedete che adesso in questo caso non abbiamo più accesso alla casa. Gli appartamenti ce ne sono un'infinità, c'è una città intera. Ma vediamo solo quelli in cui stiamo lavorando. Vediamo un po' la recensione. Reviews 3. Ci è andato 2 stelle, 3 e 3. Dobbiamo continuare a lavorare, credo, perché ci servono 5.000 dollari per poter mettere il riscaldamento. Anzi, 6.000 a dire la verità. Quindi non possiamo. 5.000 sono quelli che ci pagheranno loro. Quindi a questo punto. Salendo di livello poi si va a sbloccare nuovi oggetti, ci sono i messaggi che non ci danno nulla e a questo punto facciamo questa. Allora, bedroom designer, new bedroom prefer brown gray, wall color, carpet, with desk, carpet floor types with desk, easel furniture. Ok, dai, proviamolo, proviamolo, vediamo se riusciamo a fare tutto. Allora, in questo caso vogliono una camera. La camera io. So neanche io qual è delle due. Qual è la camera? Begin renovation. Gliela mettiamo qui la camera. Allora, bedroom. Allora, mettiamo un letto piccolo. Piccolo, piccolo. Questo qua. Oddio, magari no. Ne mettiamo uno decente, no? Ok,
Poi voleva un tappeto di, come pavimento brown, parlava di brown però, eh? No, brown grey le pareti. Mettiamo il tappeto, va. Mettiamolo così, osceno. E le pareti brown grey. Ok, mettiamole così. Mi sembra volesse anche un desk, però di una certa marca anche oltretutto. Quindi non lo so, vado a vedere furniture, studio. Vediamo un po', desk. Voleva una scrivania, io gli metto una scrivania. Ah, furniture, easel. Non so cosa sia easel però. Mannaggia. Mi sfugge veramente. Aspetta, ci penso un secondo. Boh, sarà. Boh, non lo so, non ne ho idea. Easel. Boh, vediamo living room se c'è qualcosa che può essere un easel. Easel mi viene in mente una sorta di di tipo cavalletto per il pittore, ma vabbè, io gli ho messo desk, gli metto anche una sedia e risolviamo il problema. Almeno vediamo un attimo se. Ok, la sedia qui. Mettiamogli questa. Perfetto. Dai, vediamo come va. Accelera il tempo, così almeno non aspettiamo 6 ore. Brava, mi piace. Piace, piace, piace. Ok, abbiamo completato la mission. Open up, vediamo. Player, nuova recensione. 4 stelle, 4.000. Ok, abbiamo 5.000, dai, ce l'abbiamo così fatta. Dobbiamo ancora andare a fare un lavoretto. Vediamo se abbiamo. Bedroom. È tutto bedroom, ci fanno fare qua. È un gioco che mi ricorda anche un pochino PC Building Simulator, senza dubbio, però con un'ambientazione nuova. Allora, facciamo questo, va. Designer build a new bathroom. Dai, facciamo questo. Andiamo a vedere. Ok, il bathroom non c'è, clicca. Ah, vedete, riscaldamento e elettricità. Sì, infatti c'è una stufetta. Allora, un bathroom, quindi dobbiamo mettere un bathtub o una doccia. Allora, pensiamola. Il bagno è sempre in fondo a destra. Quindi, cesso qua, il water. Abbiamo 4.000 dollari, quindi lo mettiamo qua. Ok, appoggiato alla parete. Tac, messo. Poi, il bathtub shower, quindi questo. C'è anche la doccia economica, no? Vabbè, mettiamo questa con l'entrata subito lì che copre il water. Poi vogliono le pareti in pietra. Allora, aspetta, stone o tile? Vediamo se c'è qualcosa in pietra. Stone o slate? Stone, granito, mi piace il granito in bagno. E le pareti invece vogliono, le vogliono rosse, non mi specifica di che cosa, vi facciamo dark red. Sì, dai, dark red che sta anche bene. È un po' povero, eh? Ah, vuole cupboard e sink. Giustamente. È un bagno spaziosissimo, cavoli. Allora, furniture di nuovo. Mettiamo il sink. Lo mettiamo qua davanti. E un cupboard. Ah, qua la caldaia elettrica. No, il cupboard è un armadio. Il problema è che il cupboard io non vorrei che fosse in cucina. Kitchen cupboard, kitchen locker. Non ce l'ho ancora, mi sa, allora per il bagno, eh. Laundry basket. Sì, per mettere la roba sporca. Ma sai cosa dico? Prendi e metti questo.
adesso stiamo mica micio micio, bau bau. Via. Questo è Babbo Natale. Dai, dimmi cosa ne pensi. Ti piace la doccia? Faceva meglio il sorriso. Ti piace il water? Ti piace l'armadione? Ti piace quello? Il cestino? Sono pronto alle mie 5 stelle di recensione. Ho sbloccato la doccia col massaggiatore, col massaggio, massaggio insomma, il tavolo brutto e i pesi e il blu alle pareti. Fantastico. Bene, abbiamo i soldi per collegare anche il riscaldamento nella nostra casa che poi andremo a finire e andremo a mettere in affitto. Install heating 6000. Ok, lo facciamo. Scusi giovane, me lo mette il termosifone? Ok. Sì, me l'ha messo lei. Uno solo per tutta la casa? Va bene. Bene, fantastico. Ora possiamo finalmente metterci al lavoro e finire la casa della vecchia zietta. Allora adesso direi che mi piace tenervi sulle spine e quindi interrompiamo qui e ci vedremo il prossimo video gameplay dove affronteremo l'episodio 2, dove andremo avanti a realizzare questa casa che metteremo in affitto qui su The Tenants. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!